Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio da Start Magazine e dall'Istituto di Cultura per l'Innovazione per questo appuntamento molto interessante perché questo pomeriggio presentiamo l'ultimo numero di Start Magazine del nostro quadrimestrale che è dedicato ad una tematica sempre più importante, sempre più presente nella nostra quotidianità, cioè lo smart working. Abbiamo deciso di dedicare quest'ultimo numero a questo fenomeno così imponente nell'ultimo anno, è inutile anche soffermarcisi, e di mettere attorno a un tavolo esperti di questo fenomeno per un confronto. Di questa tematica vi parlerà subito dopo di me Pierluigi Mennitti, che è il direttore del quadrimestrale Start Magazine. A me compete soltanto il compito in questo pomeriggio, innanzitutto, di salutarvi, di ringraziare coloro che prenderanno parte a questo pomeriggio, che potrete ascoltare, di ringraziare l'Istituto per la Cultura dell'Innovazione, che è coordinato da Paola Liberace e che da qualche settimana a questa parte ha ripreso le sue attività nell'alveo delle iniziative editoriali di Innovative Publishing e di Start Magazine. Soltanto brevemente, ma poi sicuramente Paola avrà modo di soffermarsi, ci siamo dati come programma di lungo periodo quello di affrontare nei prossimi mesi le sfide della complessità relative al rapporto tra tecnologia e umanesimo, il futuro del lavoro, e proprio questo è una delle sedute che riguarda questa tematica, quindi le trasformazioni tecnologiche e organizzative relative al mondo del lavoro. Poi ci saranno anche altre tematiche relative alla sostenibilità, alla transizione energetica, all'economia circolare e alla cultura della salute e della scienza, questi ultimi due temi. Sono due temi relativi a due focus editoriali di approfondimento che Start Magazine affronterà nel 2021. Il ruolo dell'Istituto di Cultura per l'Innovazione sarà quello sicuramente di ravvivare il dibattito relativo alle nostre iniziative editoriali, perché la nostra vocazione sin da quando siamo nati, ormai 7 anni più, 7 anni fa, è quello di approfondire le tematiche relative all'innovazione e alla crescita economica. E con questo, cioè, ci auguriamo, anche tramite l'importante lavoro che l'Istituto per la Cultura dell'Innovazione potrà svolgere, di avere un momento ulteriore e uno strumento ulteriore di riflessione e di approfondimento. Io ho letto l'ultimo numero. Sin da quando lo stavamo preparando, ho trovato molti spunti interessanti. Sicuramente abbiamo inquadrato, poi Pierluigi sarà sicuramente più preciso di me, abbiamo inquadrato quello che è il fenomeno dello smart working non soltanto dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro del momento che stiamo vivendo, ma anche volendo dare una prospettiva futura, anche quello che saranno nuovi modelli organizzativi che magari ancora non intravediamo della nostra vita personale, delle nostre città, di come cambierà l'urbanizzazione, di come cambierà anche la valutazione che abbiamo dato sinora, dando quasi per scontato, diciamo, che le città siano l'unico fulcro della crescita economica. E quindi è davvero un numero che, nonostante, diciamo, tracci nel suo titolo, in qualche modo, diciamo, un fenomeno del quale tutti parlano, è un numero che dà molti punti interrogativi sul futuro e in qualche modo cerca anche di andare a sconfessare dei luoghi comuni. Proprio per questo sono molto lieto di passare la parola al direttore Mennitti. Bene, grazie Michele, grazie Paola. Innanzitutto auguri per la nuova iniziativa che parte oggi e siamo particolarmente orgogliosi come Start Magazine quadrimestrale di far parte da protagonisti di questo pomeriggio di gala, diciamo. Un saluto anche ai nostri ospiti che fra poco daranno poi vita al dibattito. Tutti e tre sono anche autori in questo numero, quindi oltre al saluto, il ringraziamento doppio da parte mia e da parte de della redazione per avere, insomma, contribuito in maniera diretta con articoli o intervista a questo numero. Smart working.
Oppure lavoro agile, come ci è sembrata poi la traduzione più indicativa in italiano. In realtà il concetto poi, come sempre, quando diventa un termine di moda, raccoglie tantissime altre definizioni che allo smart working si avvicinano, ma forse non sono esattamente questa cosa. Si è detto che la pandemia ha accelerato questo fenomeno. In effetti lo smart working era un processo che lentamente si stava facendo strada nel sistema del lavoro italiano. Secondo i dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, erano poco più di mezzo milione i lavoratori in smart working prima della pandemia, nel 2019. In questo anno, oramai anno e qualche giorno di pandemia, il numero ha toccato una forbice che oscilla tra i 6 e gli 8 milioni di lavoratori. E sono salti che sono avvenuti un po' in tutti i paesi industrializzati, negli Stati Uniti, nel resto d'Europa, nei paesi asiatici. È stata però innanzitutto una misura, e soprattutto una misura, diciamo, una misura sanitaria di tutela nei confronti dei contagi che aumentavano. La necessità di ridurre i contatti tra le persone ha dato modo a aziende, a pubblica amministrazione, a imprese di operare questo meccanismo nelle forme e nei modi in cui è stato possibile farlo. Quindi per molti si è trattato di quello che si chiama lavoro da remoto, lavoro da casa. In Germania lo chiamano home office. Ogni paese ha un po' il suo modo di individuarlo. Un po' meno quello che i teorici sostengono debba essere lo smart working. Ma insomma, il nostro lavoro con questo numero è stato quello proprio di calare la teoria nel campo e vedere che cosa effettivamente è possibile al momento fare con questo nuovo sistema di lavoro, laddove è applicabile, laddove non lo è. Le tante realtà organizzative e lavorative che esistono in Italia permettono a volte in pieno, a volte in parte, in alcuni casi non lo permettono per nulla, l'adozione di questa forma nuova di lavoro. Però il fenomeno è non solo presente, ma è in crescita. E quindi con questo sistema noi dovremo cominciare a ragionare in termini anche di prospettiva. Si tratta di un cambiamento forte nell'organizzazione del lavoro e di un cambiamento anche, un salto anche di tipo culturale che coinvolge necessariamente gli imprenditori e coinvolge soprattutto anche i lavoratori, anzi non soprattutto, allo stesso modo i lavoratori, perché nel momento in cui questo tipo di lavoro richiede e offre libertà, offre nello stesso tempo anche una maggiore responsabilità, una corresponsabilità da parte sia dei datori di lavoro che dei lavoratori stessi. Siamo quindi scesi insomma, sul terreno pratico. Abbiamo fatto un'indagine laica sul fenomeno. Siamo andati a vedere che cosa è successo in questi mesi e soprattutto quali possono essere le sue prospettive e le sue incidenze su molti altri aspetti della nostra vita. Quello insomma, che è chiaro dalle analisi che hanno compiuto imprenditori, studiosi, esperti di tecnologia che abbiamo coinvolto in questo numero, è che non si tratterà comunque di una rivoluzione a costo zero. Ci saranno ricadute sul lavoro, ovviamente, ci saranno ricadute sui salari, probabilmente, con il rischio di nuove e ulteriori disomogeneità. Soprattutto ci saranno ricadute sul nostro ambiente che ci contorna, l'ambiente di lavoro, l'ambiente delle città. Ed è lì che abbiamo voluto concentrare l'attenzione della seconda parte della rivista, perché questo cambiamento, questa rivoluzione del lavoro può essere davvero il fulcro attorno al quale cambiano tutta una serie
cambia proprio l'ecosistema nel quale siamo inseriti. Le città si trasformeranno, alcune situazioni le stiamo ovviamente già vedendo in questo periodo, in questa fase, in questi mesi. Lo svuotamento dei centri storici, la riduzione dell'indotto che lavorava attorno ai grandi uffici, la desertificazione dei centri direzionali dove erano concentrati gli uffici e i luoghi di lavoro, la trasformazione del luogo del lavoro stesso. In questa fase, abbiamo detto, molto, molto spesso si è trattato di lavoro remoto. La gente è tornata a lavorare nelle abitazioni. Non sarà probabilmente sempre così, perché le abitazioni sono scomode, non tutte permettono, danno la possibilità di lavorare nelle quattro mura di casa, e quindi probabilmente potranno nascere o svilupparsi ancora di più, perché in questi anni erano nati un po' dappertutto luoghi di co-working, dove magari la gente va a lavorare fuori da casa, organizzando la propria vita in maniera differente, ma senza più spostarsi per chilometri col sistema del pendolarismo. Naturalmente, questa è una cosa che comporta un ridisegno proprio delle città. L'idea stessa di centro probabilmente si modificherà. Abbiamo ascoltato su questo il sindaco di Firenze, che ci ha in qualche modo già esposto alcune idee su cui sta lavorando. C'è l'idea della città policentrica, cioè lo spostamento verso le periferie dei luoghi del lavoro. E in questo si inserisce il ridisegno anche del trasporto urbano, pubblico e privato. Nella città dalla quale vi sto parlando, Berlino, il sistema di trasporto pubblico sta ragionando su nuovi tipi di abbonamento, perché ci si muove all'interno, ci si muoverà all'interno di un raggio di azione molto più ristretto. Nello stesso tempo, il discorso riguarda ugualmente il confronto città grandi, che finora hanno concentrato i sistemi di lavoro, e città intermedie, che potrebbero recuperare su questo terreno una loro attrattività, e ancora di più i borghi, tanti borghi italiani che si sono svuotati nel corso di questi ultimi anni, potrebbero recuperare anche loro funzione e attrattività. Il discorso nord-sud, nel periodo della pandemia, c'è stato questo fenomeno di ritorno nelle regioni meridionali di molti lavoratori che potevano continuare a lavorare per le aziende del nord da lontano. Ecco, tutti questi fenomeni li abbiamo analizzati e li abbiamo prospettati in avanti per capire quali di questi potranno essere poi duraturi, quali avranno invece un rientro nel momento in cui la pandemia sarà stata sconfitta. Di certo non sono fenomeni che nascono e che cresceranno da soli. Bisognerà guidarli, bisognerà in qualche modo guidarli anche politicamente. Quindi sono tanti i settori della vita civile che dovranno essere impegnati in questo passaggio. Questo è più o meno il contenuto della rivista. Sono 64 pagine, quindi sono a disposizione di tutti, perché è possibile scaricare la versione digitale in PDF andando sul sito startmag.it, che è il sito del nostro quotidiano online che dirige Annese e che è insomma la nostra vetrina principale di tutte le nostre attività. E lì potete scaricare direttamente il PDF della rivista e leggerla tutta quanta. Una rivista che ovviamente non presume di esaurire l'argomento, ma di fornire degli spunti di approfondimento, soprattutto degli spunti di dibattito, ed è quello che adesso andremo ad ascoltare. Grazie a tutti. Grazie mille. Allora, raccolgo la parola da Pierluigi Mennitti, che ringrazio per averci dato un quadro del numero di Start Magazine quadrimestrale che presenteremo oggi. Grazie anche a Michele Guerriero che ci ha introdotto ai noti pubblici nella realtà di questa editrice e delle iniziative che intende sostenere anche rispetto all'Istituto per la Cultura dell'Innovazione. A me invece è il piacere di presentarvi gli ospiti con cui oggi
approfondiremo ancora di più il discorso relativo allo smart working. Perché approfondiremo ancora? Perché si tratta di tre autori o di tre comunque persone che sono state interpellate, intervistate nel numero di cui parlava Pierluigi e che hanno offerto appunto una prospettiva molto qualificata sul tema dello smart working. E lo capirete meglio appunto quando vi dirò chi sono. Innanzitutto c'è Marina Salamon, che è imprenditrice, fondatrice, presidente di Altana, presidente di Doxa, che è leader nelle ricerche di mercato, e di Connexia, che è una web agency leader nella comunicazione multimediale. E dopo abbiamo con noi Marco Bentivogli, che è il coordinatore nazionale di Base Italia, ex leader della FIM CISL, veste nella quale ha gestito delle importanti vertenze industriali da, voglio dire, Alcoa, Ilva, Whirlpool, FCA, e che è da pochi giorni tra l'altro promotore dell'appello Unire Moderati. E abbiamo poi con noi Elena Granata, che è professoressa di urbanistica presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e vicepresidente della Scuola di Economia Civile, autrice tra l'altro di Biodiversity, lo leggo così perché è un gioco di parole rispetto all'introduzione della parola City, città aperte, creative e sostenibili che cambiano il mondo. Non ho menzionato le opere degli altri due autori, specialmente Marco Bentivogli ha pubblicato da poco un libro proprio dedicato allo smart working, Indipendenti, guida allo smart working, in cui ha distinto appunto lo smart working da cottimo digitale e riposo forzato. Però ecco, avremo adesso invece modo di approfondire con loro le rispettive prospettive e io partirei proprio da Marina Salamon, che ho avuto il piacere di intervistare per questo numero di Start Magazine, scambiando appunto con lei delle impressioni, dei punti di vista. E a Marina Salamon volevo chiedere un parere sull'articolo che apre proprio la rivista, che è l'articolo di Giovanni Scansani, che mette in guardia rispetto al rischio un po' di considerare lo smart working come una premessa invece che come una conseguenza. Vale a dire, Scansani dice: c'è bisogno di un profondo cambiamento organizzativo e quindi di una vera riprogettazione complessiva della comunità di lavoro per poter parlare di smart working. Cosa ne pensa Marina Salomon? Sì, buonasera. Condivido perché il valore delle persone, delle competenze delle persone, non è l'unico fattore. Il grado di felicità, o in termini più banali, lo stare bene delle persone nelle aziende in cui operano, è oggettivamente un fattore di successo e di futuro. Quindi non lo dico da buonista. Mi accorgo che le persone chiedono di venire a lavorare da noi e ci rimangono in funzione della reputazione che abbiamo sulla meritocrazia, sulla correttezza, sulle prospettive di futuro, sul rispetto della diversity riferito ai giovani, alle donne, alle persone che abbiano varie tipologie di problematiche o di attitudini. Io ho paura che in Italia non ce ne siamo resi conto abbastanza, non ancora. Perché? Perché è un mercato del lavoro vecchio. Poi su questo magari Marco Bentivogli saprà dire molto meglio di me, ma le aziende sono ancora abbastanza vecchie, sono manifatturiere spesso di prima o seconda generazione, sono geolocalizzate spesso in un modo tale da non sentire il problema di perdere le migliori risorse. E tutto questo però io credo emergerà ferocemente, velocemente anche a breve. E quindi lo smart working è quasi fosse la punta di un iceberg di un problema più ampio. Per cui chi di noi non fa innovazione e chi di noi non riorganizza i modi di lavorare non ha futuro. Onestamente credo sarà così. Perciò le organizzazioni, scrive Scansani, diventeranno sempre meno gerarchiche, punto di domanda, una bella domanda. O saranno più efficienti nei processi gestionali. Aggiungo a questo, io ho un grande bisogno di stare con le persone, cioè ce l'hanno loro, ma ce l'ho anch'io insieme, no? Perché in realtà a me fa infinitamente comodo questo modo di lavorare. Perdo molto meno tempo nelle riunioni, ho meno spostamenti geografici, ma sono convinta che tutto questo
riduca l'umanità e la possibilità di comunicare fra di noi e quindi non vada bene nel lungo periodo se non gestito con intelligenza. Benissimo, grazie davvero per questa risposta che ci fa ampliare un pochino l'orizzonte, pensando che lavorare smart non significhi appunto soltanto lavorare meglio, più velocemente, più agilmente, ma soprattutto anche lavorare bene, stare bene quando si lavora, che non è affatto secondario. Invece volevo a questo punto chiedere a Marco Bentivogli, che è già stato evocato appunto, sulla gestione dello smart working in termini di diritto del lavoro. Proprio si fronteggiano due visioni uguali e contrarie, cioè da un lato c'è un sindacato, noi abbiamo sentito per questo numero Tania Scacchetti della CGIL, no, che invoca l'obbligo alla contrattazione collettiva per tutelare il lavoratore. Per esempio, questo per riconoscere il diritto alla disconnessione, ne parla tra l'altro l'articolo di Alessandro Albiani, no? E dice questo è assolutamente necessario. Quindi diametralmente opposta questa visione, per esempio, rispetto a quella di una pioniera, una facilitatrice dello smart working, Arianna Visentini, che ha fondato Variazioni, che individua invece l'accordo individuale come uno strumento assolutamente ideale e sottolinea l'importanza di evitare l'eccessiva appesantimento, l'eccessiva burocratizzazione in termini di strumenti. Allora, qual è il punto d'incontro migliore, diciamo così, tra le istanze di un datore di lavoro e le istanze di un lavoratore, di uno smart working, e mediate semmai dal sindacato? Marco Bentivogli. Buonasera, grazie per l'invito. Penso che sia fondamentale inquadrare un po' questo aspetto. La legge 81 prevede l'obbligo di accordo individuale, che è solo in questo periodo di pandemia sostanzialmente derogato. Si può fare smart working anche senza accordo individuale. Le parole obblighi, diciamo, dentro lo smart working entrano poco, nel senso che allora, da un lato è sicuramente utile fare contrattazione collettiva, è utile non farla a livello nazionale, è utile farla in prossimità, cioè nelle aziende, nei territori dove ci sono tantissime piccole imprese che non conoscono l'utilità di uno smart working ben fatto. Linee guida di contrattazione, io nel libro ho aggiunto quelle che avevo fatto prima di lasciare il sindacato, sostanzialmente sono in realtà, oltre che riflessioni sui diritti e doveri, sono soprattutto linee di accompagnamento al processo di innovazione, e cioè come impresa e lavoro organizzato, lavoratori eccetera, arrivano a far sì che lo smart working non sia quella cosa che spesso abbiamo visto in questa fase, cioè un telelavoro che è lo stesso lavoro spostato a casa, e non sia neanche un cottimo digitale a 20 ore, perché ci sono stati anche casi di questo tipo, e non sia neanche delle smart holidays, come dico io, cioè situazioni in cui le persone sono a casa e non fanno letteralmente nulla, perché hanno dei casi che neanche riescono a immaginare di come poter remotizzare un'attività lavorativa. Allora, la contrattazione serve a questo, e non serve normare tutto, non serve, anzi, bisogna dirlo con chiarezza, bisogna evitare l'iperregolamentazione legislativa. Il lavoro intelligente, a me non piace la parola agile, è un lavoro che si fonda su quattro ingredienti fondamentali: la libertà e l'autonomia, che sono cose che acquisisce in qualche modo la lavoratrice e il lavoratore, in un rapporto di reciprocità con maggiore responsabilità e gli obiettivi dentro un contesto di fiducia. Per cui libertà, autonomia, fiducia, responsabilità. Queste quattro cose consentono di fare uno smart working che può ambire con facilità a raggiungere i risultati veri dello smart working, e cioè maggiore benessere per la persona e maggiore produttività per l'impresa. Se non si fanno questi percorsi e si fa anche l'errore oppure di iperregolamentare o di fare queste cose a spicchi, alcune aziende fanno la formazione solo agli smart worker, l'azienda cambia tutta, non cambia solo per il pezzo di chi è fuori, deve cambiare il paradigma del modello organizzativo e del modello di business in un'azienda che sa utilizzare il lavoro intelligente. C'è questa cosa che mi sta interessando tantissimo, di come
siccome vediamo che il digitale e le nuove forme di lavoro vanno molto più forti e sono molto più accolte nelle imprese non lineari, sono quelle che stanno facendo tanti soldi, e fanno molta più fatica nelle imprese tradizionali. Visti i risultati delle imprese non lineari, bisogna non prendere tutto dalle imprese non lineari, però ci sono alcuni aspetti che possono cambiare il paradigma organizzativo e di business dell'impresa per far star meglio le persone e per essere anche più forti dal punto di vista economico. Queste sono cose. Sull'iperregolamentazione dico una cosa rapidissima e chiudo. Io nel libro metto come esempio negativo la circolare dell'INAIL del marzo dello scorso anno, del 2020, che disciplina, udite udite, lo smart working outdoor, cioè all'aperto, in cui l'INAIL dice: mi raccomando, non si possono utilizzare apparecchi tecnologici con display, perché diciamo, i riflessi solari possono lacerare la cornea, per cui potete fare, se andate in un parco, su una panchina, eccetera, potete usare solo pezzi di carta stampata, eccetera. E poi aggiunge: attenzione che in prossimità della vostra, di dove vi sedete, del prato, eccetera, non vi siano animali feroci, perché ovviamente... e soprattutto che a non molta distanza vi siano sorgenti di acqua potabile o fonti di acqua potabile. Cioè, poi abbiamo visto anche nelle conferenze stampa anche il governo trattare tutti come bambini piccoli, però in un lavoro che si basa sulla libertà responsabile, trattare le persone come bambini appena nati non è esattamente coerente con una logica di sviluppo generativo del nuovo lavoro. Insomma, mancava che ci dicessero di metterci gli occhiali da sole e la maglia della salute e poi saremmo stati a posto, veramente. Grazie Marco Bentivogli. Volevo partire da una bella espressione che è proprio presente nell'articolo di Marco Bentivogli nella rivista, che è lo smart working hub, no? Che assomiglia un pochino a quelle realtà abitative innovative che vengono invece evocate da Dario Nardella, che è stato intervistato sempre in questo numero. E Dario Nardella è il sindaco di Firenze, quindi di una città che ha sì, diciamo, un problema o comunque un'opportunità di transizione verso una smart city, ma che è anche una città d'arte. Quindi Elena Granata, mi rivolgo naturalmente a te, è una città che ha insieme, diciamo, l'opportunità di trasformarsi, di diventare una smart city, anzi Nardella questo lo rivendica anche molto fortemente, ma deve anche continuare ad assicurare un'esperienza un po' discontinua rispetto alla classica separazione, no, tra cittadini e turisti che c'è sempre un po' stata in queste realtà, e magari questa sarà anche l'occasione proprio per rivedere questa separazione. Cosa ne pensi? Intanto le città d'arte italiane e le grandi città, penso a Milano, al Cruccio di Beppe Sala, anche di questi mesi, sono quelle che hanno sofferto di più l'impatto della pandemia e le conseguenze dello smart working. È come se, ho usato nell'articolo questa immagine, il magnete città avesse smesso di funzionare. È una calamita che non funziona più, abituata ad attirare a un effetto gravitazionale per cui tutte le attività, pensiamo cos'era Firenze fino a un anno e mezzo fa, un polo attrattivo a prescindere, non c'era settimana dell'anno nella quale non attirava turisti, capitali, investimenti, iniziative, festival. È calato il silenzio, e questo momento in cui è calato il silenzio ed è venuto meno questo effetto gravitazionale è stato un effetto shock. Alcune di queste cose sono state determinate effettivamente dal fatto che le persone sono rimaste a casa a lavorare, e questo da un lato ha suggerito, soprattutto nel ceto medio più attrezzato, medio alto più attrezzato, quella che abbiamo chiamato una mobilitazione individuale, cioè chi ha potuto scegliere di vivere altrove, di cercare una collocazione migliore in un borgo, in montagna, nella seconda casa. Ma questo che abbiamo descritto spesso sulla stampa con termini enfatici ha riguardato una minoranza. La maggior parte delle persone sono state confinate a casa, e questo periodo di lavoro da remoto ha coinciso anche con una grandissima sofferenza. Una sofferenza che ha riguardato soprattutto le donne, il mondo femminile, che è sparito dalla scena pubblica. E questa sparizione dalla scena pubblica deve essere qualcosa che non consentiremo alla ripresa.
perché sarà molto comodo far sparire dalla scena pubblica tutta una quota di popolazione, in primis le donne, ma non solo, che in fondo sono sempre quelle che pagano il prezzo più alto. Quindi le città si sono smagnetizzate. Qual è il versante positivo progettuale a cui allude Nardella? Che si sono aperti degli spazi progettuali, perché nel momento in cui non si trova più ad avere quella intensità di presenze, anche Firenze può cominciare a ragionare, ad esempio, come sta facendo nel quartiere di Santa Maria Novella, a un mix interessantissimo di housing sociale, di arte e di impresa culturale. Ma spazio prima non ce n'era per immaginare la residenzialità coniugata insieme all'innovazione. È qualcosa che è resa possibile dal fatto che altre attività come il turismo di massa, in qualche modo viene meno. E allora adesso siamo in questa sottile, diciamo, tensione che fa sì che le città siano alleggerite dalla, come dire, anche dalla corsa, penso cos'era Milano un anno e mezzo fa, ma devono fare un patto nuovo coi cittadini, cioè a quale condizione un cittadino che può star fuori da Milano decide di rimanere in città? Quali sono le domande pubbliche, civile, di salute, di convivialità che i cittadini più evoluti porranno alle amministrazioni? E le amministrazioni non sempre sono, come dire, così evolute da saper rispondere. L'ultimo punto che mi preme, è stato accennato anche da Pierluigi Menniti, la questione delle città intermedie. Ecco, pensate alla fascinazione in questi mesi sull'idea della città del quarto d'ora, che viene da Parigi, che viene dalla Hidalgo, questa idea che noi adesso non ci muoveremo più da casa perché come usciamo avremo tutti i comfort che la città ci può finalmente proporre. Ecco, questo in realtà è un mito, è una bellissima fascinazione perché tutti noi sogneremmo di uscire di casa e trovarci il paradiso terrestre. In realtà quella misura proporzionata, l'Italia del quarto d'ora, noi ce l'abbiamo già nelle città intermedie, dove la prossimità, la presenza dei servizi è così dal Medioevo, è così dall'Italia delle 100 città del 1300. E allora non dobbiamo inventarla. Cosa manca? La provincia. Alla provincia manca la biodiversità, l'innovazione e forse la città della mezz'ora. Cioè forse manca la città che ti dà tutte quelle sollecitazioni intellettuali, culturali che il piccolo borgo, e la città intermedia non possono darci. Grazie mille Elena Granata. Vedevo Marina Salomon che annuiva, credo anche da laureata in storia, nel senso che questa prospettiva le ritorna anche con tutta una serie di informazioni. Però io a Marina Salomon adesso volevo chiedere una cosa un po' diversa, perché quando ci siamo parlate lei mi diceva, insomma, non si può pensare che siamo tutte start-up, no? Lo diceva anche prima, cioè il tessuto imprenditoriale italiano è un tessuto variegato ed è un tessuto sicuramente fatto molto anche di piccole imprese familiari, no? Allora, in questo numero c'è un'intervista a uno startup perché è Fabrizio Capobianco che ha fondato e gestito e poi venduto una startup che si chiama Talk TV, che ancora oggi lavora in Silicon Valley, e d'altro canto però c'è Gian Guido Piani che chiude il numero dicendoci attenzione che smart non significa solo o principalmente altamente tecnologico, significa soprattutto soluzioni di buon senso. Cito testualmente questa frase perché mi è piaciuta molto dell'articolo di Gian Guido: se il capo o il sottoposto è un imbecille, il lavoro ne soffre e nessun collegamento in fibra ottica ultraveloce potrà mai migliorare la situazione. Cosa ne pensi? È una frase bellissima, sono d'accordo. Però, come scriveva Cipolla, la distribuzione degli stupidi è simile in tutti gli ambienti sociali, di lavoro, in tutte le generazioni, in tutti i luoghi geografici. Dunque lo è nelle piccole e nelle grandi imprese, o dovunque si voglia. Io ciò di cui ho paura è questo. Da un lato abbiamo una straordinaria qualità di vita, soprattutto nelle piccole e medie città italiane, insomma fuori dai grandi centri in Italia. Dall'altro però abbiamo una quantità di giovani, per esempio giovani laureati che emigrano, e questo a me da un lato colpisce, affascina, dall'altro un po' mi spaventa. Io su 5 figli ne ho 3 all'estero, che fanno lavori che probabilmente non potrebbero fare qui. Per cui
al di là del mio desiderio che non siano, come dire, sotto le mie ali, che ho ovviamente per cui li ho incoraggiati a studiare a partire, ma c'è un tema di futuro e di come si fa a ricostruire una nuova organizzazione del lavoro che includa una buona qualità di vita e la non necessità di emigrare dal sud al nord. Questo mi pare clamoroso e già evidente da decenni, ma anche dal nord Italia all'estero. Su questo io sento molto la responsabilità di, come dire, riprogettare, innovare al di là dell'esistente, perché tutte le aziende che non includeranno tecnologia e innovazione forse non esisteranno più fra 10 o 20 anni. Provo con un esempio concreto e poi mi taccio. Io faccio parte di un consiglio di sorveglianza di una grande opera che si occupa di residenze per anziani. Ovviamente è un incarico non profit. Questa è una struttura buona, solida, che però, voglio dire, regge a pareggio a fatica in una situazione come questa, in un'Italia che si impoverisce. Dall'altra parte ho visto in California una realtà che parte digitale per l'assistenza, la teleassistenza in tutti i sensi ad anziani o a persone con qualche disabilità, e poi ingloba una serie di servizi, quota in borsa e ovviamente galoppa verso il futuro. Allora, sono dei mondi, stavo per dire dei mercati, ma scusate, i mercati poi si fondono con la società, e dei mercati così lontani. E qui mi ricollego alla provocazione intelligente su TikTok e la loro storia. Grazie mille Marina, sì, credo si chiamasse Talk TV la startup, comunque sì, diciamo, è chiaro che il discorso è assolutamente applicabile. E mi veniva in mente mentre parlavi che mentre facevi cenno ai giovani che sono evocati per esempio anche in un'altra intervista nel numero, che è quella Richard Florida, tra Florida o Florida, non ho ancora capito come si pronunci, che tra l'altro appunto meglio noto insomma per avere teorizzato, no, la classe creativa, quindi mi ricollego al titolo del libro di Elena Granata, però dice lo stesso Florida che solo i lavoratori più qualificati sono in grado di lavorare attivamente a distanza. Dice sì, i giovani si devono riprendere città, però attenzione che ci sono degli impatti comunque rispetto a una possibile polarizzazione del lavoro, no? Sempre in un altro articolo Luca Pesenti dice attenzione che va bene lo smart working, però appunto i rischi li enumerava prima Pierluigi Mennitti, la possibile desertificazione commerciale, la domiciliarizzazione del lavoro che finisce per pesare su chi non ha case attrezzate e poi rischia di penalizzare soprattutto le donne, e soprattutto la crescita di possibili disuguaglianze salariali. E allora, qual è la governance, Marco Bentivogli, che è necessaria per fare in modo che il tessuto sociale e il tessuto economico regga questi impatti, che davvero sia un'opportunità per tutti, non soltanto per i soliti noti? Marco, hai il microfono disattivato, eccoci. Beh, c'è sicuramente anche su questo aspetto alcune cose che riguardano i nuovi diritti, no? Noi abbiamo questa idea del lavoro troppo novecentesca, ci sono tutta una serie di diritti digitali fondamentali, e accanto a questo il più importante di tutti, io continuo a sostenere che debba assumere il rango di un diritto umano, il diritto soggettivo alla formazione. Se noi tutti questi processi di innovazione non li accompagniamo non solo con tanta formazione, ma con tanta formazione adattiva e di qualità, le persone avranno la percezione che tutti questi processi sono forieri di produzione di scarti, come dice anche il Papa, no? Dice se per il progresso dovrebbe essere sempre un ambito verso cui il nostro sguardo pensa in maniera ottimistica al futuro, inizia ad avere, come in questi ultimi anni, una connotazione del tutto negativa, il pericolo appunto di trasmettere, si parlava prima dei nuovi
delle nuove generazioni, per cui di trasmettere un'idea negativa anche sul momento in cui prendono il mondo tra le loro mani, questo rischia di essere veramente pericoloso, anche perché non solo non gli stiamo passando il testimone, ma contemporaneamente rischiamo di condire la loro visione del futuro di un pessimismo che, a mio avviso, nonostante la pandemia, non ha nessuna ragione. Noi siamo nel secolo delle più grandi opportunità che abbia mai avuto l'umanità. Non ce ne sono mai state prima. Poi abbiamo ovviamente i catastrofisti, ma perché ci guadagnano col catastrofismo, non è che sono solamente ignoranti, sono anche ignoranti. L'altra cosa, l'ultima cosa, è che noi dobbiamo costruire e avere un nuovo paradigma dello sviluppo territoriale sulla base degli ecosistemi intelligenti e non solo digitali. Bisogna, per esempio, immaginare la pubblica amministrazione come una piattaforma di dialogo tra tutto, tra le imprese, ovviamente per i servizi ai cittadini, per quello che riguarda l'ambito della formazione, delle competenze, dell'educazione, ma anche della produzione dell'energia. Cioè, non si possono fare città intelligenti o avvicinare le aree rurali interne marginalizzate se non esistono se le città non si trasformano in hub in qualche modo, no? E invece questa cosa anche di sindaci molto progressisti che continuano a sostenere il pendolarismo. Io discutevo con l'amico Beppe Sala, perché dopo c'è una stima reciproca. Io ritengo assolutamente pazzesco che una persona parta, come avviene, dalla Valtellina tutte le mattine e ritorni la sera in Valtellina. È una cosa che assolutamente non concilia con nulla e fa pure male nel lavoro. Da questo punto di vista, questi sono gli investimenti da fare. L'ultimo è quello della costruzione di infrastrutture che portino alle persone e alle imprese quello che serve oggi. Mi riferisco soprattutto alle PMI, mi riferisco soprattutto alle persone in generale. E noi abbiamo ancora, purtroppo, mi sembra di capire anche nell'attuale governo, una grande confusione, non dico dei precedenti, tra quella che è la ricerca e quello che è l'innovazione. I tedeschi molto chiaramente spiegano: noi l'università fa una cosa, non fa tutto l'università come crediamo in Italia, poi la ricerca di base la fa Max Planck Institute, il trasferimento di tecnologie, competenze e la loro generazione lo fa Fraunhofer. Cioè, ci si divide i ruoli e Fraunhofer è una rete sostanzialmente in franchising, diciamo così, come un modello leggerissimo, che però arriva in tutta la Germania. In tutta la Germania a qualsiasi impresa può arrivare la possibilità di agganciarsi al gorgo dell'innovazione e al trasferimento di tecnologie e competenze. Senza queste cose noi rischiamo di avere divari che si accrescono sempre di più, non solo per la scarsa infrastrutturazione, ma anche perché non abbiamo il territorio ripensato in questo modo, invece bisogna farlo, e farlo anche alla svelta. Noi per questo abbiamo messo in campo questa cosa che si chiama Innovation, che è l'unione per adesso di FBK, Bruno Kessler di Trento, Cefriel di Milano, Lynx di Torino e il incubatore di Napoli di Giorgio Ventre. Piano piano costruire una rete nazionale di queste cose ci fa diventare strutturalmente più forti e fa sentire le persone con accanto un'infrastruttura utile di sostegno in qualche modo alla crescita. Grazie mille Marco Bentivoglio, mi vengono in mente tantissime cose dopo il tuo intervento, ce n'è una in particolare che mi sale alla mente, che si trova ancora in un altro articolo, che parla di monachesimo addirittura, cioè Vittorio Macioce, no? che evoca una sorta di riedizione della fuga dal mondo per ritrovare il mondo, e quindi arriviamo all'ultimo fenomeno così di moda, il south working, no? Dice Giuseppe Mancini, diciamo, case di vacanza, alberghi trasformati in co-working, e magari anche con l'occasione di ristrutturare i borghi appenninici. Però da tutto quello che ci siamo detti, Elena Granata, questo è un modello, voglio dire, non solo se sia un modello sostenibile, ma proprio in generale se sia un modello, visto che, come appunto ho appena finito di dire anche Marco Bentivogli, smart working vuol dire anche
tanto, tanto di più formazione, infrastrutture, investimenti, crescita? Allora, il monachesimo non sarà un modello di sviluppo per i prossimi anni. Lo sarà soltanto sotto un aspetto. Avremo sicuramente bisogno di ecosistemi, uso la parola di Marco, in cui riconnettiamo la dimensione dell'urbano con la dimensione ambientale, naturale, dei bacini agricoli. In questo senso sì, torneremo a quella forma di impresa che si fa territorio e si fa società, che è stata fondante proprio nel periodo del monachesimo. Ma non mi immagino, nella maniera più assoluta, un ritorno alla vita dei borghi, tout court, innamorati di un eremitaggio che non fa né per noi né per i nostri figli. Su questo sono salomonica. Ci innamoriamo di modelli che sono modelli anche veri, reali, perché è bello, perché è poetico, spesso con un atteggiamento molto nostalgico, per cui ancora una volta ci giochiamo il salviamo i borghi italiani. Ma il problema non è salvare i borghi italiani, non è salvare i luoghi, è riuscire a creare le condizioni per i nostri figli, per almeno 3 dei 5 figli di Marina e almeno 3 dei miei figli, di poter continuare a vivere in questo paese. Vivere vuol dire lavorare, fare impresa, trovare condizioni di benessere, possibilità di sognare a loro volta di avere dei figli. E allora guardiamo cosa sta succedendo. Gli italiani vanno via, ma soprattutto gli italiani tornano. Facevo questa stessa battuta 15 giorni fa, Enrico Letta, dicevo: fare anche tu come gli Ulissi che tornano. E infatti è tornato. Cioè oggi siamo davanti a una generazione di dottorandi, di studiosi, lo sa Pierluigi perché italiani all'estero ne ha conosciuti tanti, generazioni di 30-40 anni, che farebbero carte false oggi per tornare in questo paese a fare qualcosa di sensato. E stanno tornando, la pandemia ha incentivato il loro ritorno. Ritorno dove? Talvolta in qualche borgo abbandonato, ma a condizione di poter fare impresa e fare nuovo lavoro. E questo sta succedendo ad esempio con la rivoluzione a sud, alcuni casi di rivoluzione a sud, penso alla rivoluzione delle seppie in Calabria. Ecco, ma non si può fare di un epifenomeno, di una cosa creativa che riguarda qualcuno, un fenomeno di massa. Certamente però c'è un processo di ritorno e questo ritorno dovrà trovare il suo senso. Dove? Nelle città, dove attendiamo delle nuove creatività d'impresa, ma anche nelle città intermedie, ma anche in un territorio del disperso. E allora in questo momento io mi accontenterei, e non è poco, di capire quello che le persone stanno facendo. Perché c'è un'astuzia, c'è un'intelligenza nel modo in cui ci stiamo ripensando le nostre vite. Pensate che cos'è la Silver Life? Persone che dopo i 50 anni hanno voglia di andare a vivere altrove, ricominciando magari una vita da capo che abbia più senso per loro, e quindi vanno a dedicarsi ai beni culturali, vanno in territori agricoli, vanno. Ma non è un andare per sé, è un andare che vuole costruire comunità, patrimonio, territorio. Ecco, quindi in questo momento io sarei molto prudente e anche curiosa nell'imparare da quello che le persone stanno facendo, perché hanno molto da dirci e possibilmente lì il ruolo politico, il ruolo del sindacato, il ruolo dell'accademia, creare le condizioni perché questo migrare non sia soltanto individuale, ma dia forma a qualche forma di collettivo che in questo momento non stiamo vedendo. Grazie, grazie Elena Granata. Ancora una volta, se non pensiamo in termini di sistema, davvero è difficile rendersi conto di come questo fenomeno possa crescere al meglio. Dunque, ci sono arrivate alcune domande su YouTube, ve le giro molto molto rapidamente, vorrei fare appunto un giro tra tutti voi per cercare di dare una risposta. Dunque, anzitutto ci scrivono: tanti paesi europei mettevano tra le misure restrittive anticontagio una frase semplice: chi può deve lavorare da casa. Qui era solo una raccomandazione sottaciuta nella comunicazione. Perché secondo voi? Questa io la comincerei da Marco Bentivogli, ma appunto facendo poi il giro che tocca tutti i nostri ospiti. Noi non abbiamo detto chi può deve, perché? Ma, innanzitutto perché dà delle possibilità di avanzamento sia all'impresa sia alla lavoratrice e al lavoratore. Proprio Draghi a Rimini quest'estate, in uno dei passaggi di quell'intervento che ha fatto
ha spiegato i dati che noi abbiamo, il guaio che non abbiamo i dati come negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti giovedì mattina si hanno i dati aggiornati del mercato del lavoro americano, è una cosa fantastica. Noi abbiamo quelli dell'INPS di dicembre, li abbiamo oggi, quelli dell'Istat li abbiamo avuti un mese fa, di dicembre, sto dicendo. La cosa bella è che negli Stati Uniti prevedono che il 30% della forza lavoro post pandemia sarà permanentemente, cioè smart working, non permanentemente che riguarda tutti i giorni della settimana e del mese, ma che avranno un rapporto di lavoro che in qualche modo muta. Quello che bisogna capire è che lo smart working e la grande trasformazione del lavoro è già tra di noi ampiamente ed è qui per restarci. Questa è, bisogna farsene una ragione anche, io dico, dentro la cultura di molte imprese si fa una fatica terribile. Ci sono, io il fine settimana vivo nelle Marche, ci sono anche aziende molto grandi che si rifiutano perché non riescono a capire. Molto spesso queste cose sono dettate dal nulla, cioè non, è come i bambini piccoli che non vogliono una cosa da mangiare e non hanno mai assaggiato. La cosa vera è che bisogna fare un po' anche da un lato queste due cose, io lo dicevo da sindacalista, bisogna fare molta comunicazione, no? Qualcuno dice il digital evangelist, no? E l'altra cosa è cambiare, costruire questo nuovo mestiere. Io dicevo, i sindacalisti dovremmo diventare questa cosa, però non sono stato molto ascoltato su questo. Dovremmo diventare gli architetti del lavoro, i workitect, perché il lavoro è cambiato e sta cambiando tantissimo. E se non entriamo in una logica di riprogettazione di questa architettura, queste cose non si fanno da soli. I processi di innovazione sono processi partecipati. Arianna Visentini dice quella cosa perché lei, quando organizza le cose per le aziende, gli mette dentro un pilota, cioè gli mette dentro una persona che accompagna lavoratori, manager, eccetera, dentro tutte queste cose. No, non li tortura ovviamente, però gli sta dietro, gli dice. Io nel libro ho cercato di scrivere, perché vedevo le cose che accadevano nel primo lockdown, ho cercato di scrivere, no, ma guardate che voilà, ci sono delle strade molto più semplici di questa cosa qui. C'è un dato terribile di Infocamere, Infocamere ha il database più grande d'Italia perché ha 5 milioni di imprese, e in questi 5 milioni di imprese ci sono fortunatamente anche quelle da 2-3 dipendenti, e 4 imprenditori su 10 non considerano il digitale inutile, considerano addirittura internet completamente inutile. Voi sapete che anche un calzolaio, quando lo cerchi, chiunque di noi lo cerca su Google, anche nel proprio quartiere, non è che giri come una volta e guardi l'insegna calzolaio, cerchi su Google, e se non ci sei non esisti. Allora, pensare che 4 imprenditori su 10 dicono internet è inutile, in un momento in cui stiamo ragionando, abbiamo visto che forse se avevamo una blockchain meno energivora, più efficace, eccetera, forse le grandi filiere globali le governavamo un po' meglio in una fase di pandemia. Se avevamo un maggiore investimento strutturale in intelligenza artificiale, in digitale, di connessione, di banda larga, adesso Colau oggi ha detto che nel 2026 avremo la banda larga dappertutto, ma doveva essere il 2020, ma doveva essere il 2018. Cioè, noi siamo un paese che non perde occasione di perdere occasione. Per cui su queste cose qualche volta bisognerebbe anche segnare qualche discontinuità. Ecco, siccome è straprovato, scusate se faccio questo esempio, quando crollò il ponte Morandi ci furono ABB, Leonardo Finmeccanica e Ansaldo Energia che strutturalmente hanno avuto dei problemi, chi negli edifici, chi di mobilità, di viabilità, come si dice. Abbiamo fatto 3 accordi diversi, molto simili, sullo smart working allora, in cui si lavorava 10 giorni sui 25. Alla fine, dopo 3 mesi, non alla fine, dopo 3 mesi, interpellando l'azienda, interpellando i lavoratori, erano tutti contenti. Tutti contenti. Ma vi sembra che debba crollare un ponte o arrivare la pandemia per capire quello che già in realtà si sta verificando in gran parte del mondo? Ecco, queste...
E l'ultima cosa è che oggi servirebbero dei nuovi narratori del lavoro e dell'impresa, del narrare che significa fare l'imprenditore oggi e narrare cosa significa fare il manager e il lavoratore oggi. Io sono arrabbiato simpaticamente perché sono amici con quelli di Fastweb, perché hanno fatto questa cosa di tutti i smart working a scelta e solo l'amministratore delegato Calcagno ha la scrivania, gli altri solo su prenotazione. Una cosa straordinaria sarebbe stata raccontare i primi 15 giorni di questi top manager senza scrivania, perché sono cose utilissime, sono cose che vanno descritte, raccontate, perché sono racconti che aiutano, no? Sono cose che il lavoro è invece una cosa poco, ancora oggi, poco cool, poco affascinante, i media, vedete, ne parlano pochissimo, invece queste cose sarebbero, a mio avviso, straordinarie. Forse sarò un patito io, ma credo che sono straordinarie. Un po' passato di moda, diciamo, il lavoro non è così sexy nella narrazione. Io trovo Workitect una cosa bellissima, diciamo, e su questo vorrei sentire, allora approfitto per passare la parola a Elena Granata e poi a Marina Salomon, che quanto a, diciamo, ruolo dell'imprenditore sicuramente ce ne può dire molto di più. Workitect è stupendo. E mi piace metterli in comparazione, e quindi se il sindacalista deve diventare l'architetto dell'organizzazione del lavoro, l'architetto deve diventare placemaker, cioè il costruttore di luoghi. E quindi in questo momento noi assistiamo veramente a una risignificazione clamorosa delle nostre professionalità. In un mondo saturo di oggetti, 2020 è stato l'anno in cui gli oggetti, la massa di oggetti artificiali realizzati dall'uomo ha superato la massa di oggetti naturali, cioè di piante e di vegetazione, di boschi. E questo dovrebbe essere il campanello che suona per gli urbanisti, gli architetti, i designer, per dire: adesso è tempo di togliere e non aggiungere, è tempo di sottrarre, di pulire, di ridefinire, di risignificare. E quindi per noi, diciamo, del mondo, del territorio, il mandato è diventare generatori, costruttori di luoghi. E questo è quello, è la figura professionale che io vedo nel mio campo. E non è un campo che afferisce all'ingegneria, all'architettura, ma afferisce all'impresa, al mondo dell'impresa, che deve essere placemaker, perché oggi l'imprenditore non è chiuso tra le quattro mura della sua azienda, ma deve essere un generatore, un costruttore di luoghi. E nell'economia civile abbiamo tanti esempi di imprenditori che hanno varcato la porta della loro azienda facendo politiche ambientali, facendo politiche pubbliche, talvolta anche welfare, in debito addirittura, sostituendo l'amministrazione e il territorio. E allora questo mi piace molto, Workitect mi piace moltissimo l'espressione, perché mi dà l'idea anche che in questa pandemia si spazzano via tante convenzioni legate al nostro ruolo nel mondo. Il ruolo del manager non ne parliamo, dovrebbe essere qualcosa completamente reinventato. Che cosa sono i luoghi di lavoro? Pensate, Marina conosce l'argomento, ma pensate cos'è stata la sbandata degli ultimi anni sull'open space. Immaginare che per lavorare in azienda bisognava darsi fastidio sistematicamente l'uno con l'altro. Io ho in mente delle aziende, ma da Unicredit a Sky, che hanno azzerato gli spazi di privacy nel lavoro, perché tutto doveva essere co-working, co-condiviso, e caspita, però per lavorare ci vuole anche la privacy, ci vuole anche il chiudere la porta e concentrarsi sul lavoro. E allora veramente la provocazione di Marco, che raccolgo profondamente, è: dobbiamo riscrivere la narrativa del lavoro, anche liberandoci di quei miti degli anni 2000 in cui ci siamo innamorati di spazi folli, perché non potevano lavorare le persone senza una scrivania. Abbiamo pensato tutto fluido, tutto aperto, anticamera del ti lascio a casa. E quindi lo smart working alle volte è arrivato come la ciliegina sulla torta, a lasciare a casa quelli che in fondo erano già scomodi in azienda prima. E su questo il sindacato deve continuare a fare il sindacato. Grazie Elena, visto che abbiamo già nominato tante volte l'imprenditore, a questo punto passerei la parola a Marina Salomon. L'imprenditore, quindi placemaker anche lui.
Mi sembra che stiano emergendo idee belle e importanti. Dunque, mi ricollego a Elena. Beh, onestamente, open space e eliminazione delle scrivanie uguale, in molti casi, risparmio passando anche da innovativi, perché nel concreto la quota di metri quadri per persona, che era infinitamente più ampia, è stata compattata in questo modo. Soprattutto da parte delle grandi aziende. A mio parere in modo, come dire, poco umano, perché il problema non è solo la possibilità di mettere, come dire, la foto dei bambini sulla scrivania. Il problema vero è, onestamente, l'infinita tristezza di questi spazi di lavoro, tutti bianchi, e non siamo a Mykonos, non siamo a Ponza, no? Tutti uguali, tutti apparentemente di tendenza, da cui io mi dissocio, cioè nelle nostre aziende c'è legno, c'è normalità, non c'è differenziazione né di stanze né di ruoli. Io sono la prima che non possiedo più stanza da molti anni. Prendo i treni, vado a lavorare in varie aziende e vado o davanti alle persone. L'incontro con le persone nelle loro stanze cambia tutto rispetto a riceverli dietro la tua scrivania. O in spazi condivisi in quel momento insieme per una riunione. Però a me ha cambiato il fatto di avere un Mac dove sta dentro tutto il lavoro. No carta e no proprietà di spazi fisici. Però su questo il mondo va avanti in questa direzione, cioè è bene costruire idee diverse. A me ha cambiato l'essere imprenditrice dopo aver fatto tanti anni di consigliere del WWF, e quindi di esperienze al di fuori del profitto. Rispondo a Marco con una battuta: il problema dei nostri imprenditori che non capiscono il ruolo di internet è grande, è serio e anagrafico, no? Perché è proprio un problema generazionale. Non so, se io e i miei figli dico scusate, ho comprato i quotidiani, mi dicono perché? Ho già letto sulla rete stamattina e in qualche modo, certo, li lasci negli spazi comuni nelle vacanze, sperando che qualcuno li legga, però è un tema di approccio. Ma ricordo, e lì mi sono detta, qua gira male per l'Italia, l'Europa, nel 2009 andai a Shanghai e entrai da un ferramenta, era un anziano signore che aveva una bottega di ferramenta con la terra battuta, c'era neanche il pavimento di cemento, ma lui era accucciato per terra con un portatile ed era anche in wifi. E io mi misi a guardare lui che mi doveva vendere un carrettino portabagagli, cioè proprio un attrezzo da $2, e pensai qua c'è il futuro in quest'uomo qua che secondo me superava i 60 anni tranquillamente, forse anche di più. Ecco. Grazie Marina. Allora vi porgo l'ultima domanda veramente telegrafica in due parole, rispondiamo a un'altra persona che ci sta seguendo che dice... che secondo lei è innanzitutto bene distinguere tra home working e smart working, e su questo credo siamo tutti d'accordo. La miglior soluzione è un mix tra lavoro in presenza e lavoro in remoto. Telegraficamente comincio da Elena. Assolutamente sì, io sono per mescolare, per variegare, per inventare soluzioni creative, quindi condivido perfettamente l'ipotesi che non torniamo indietro, ma neanche stiamo nel tempo presente. Bisognerà trovare un equilibrio positivo tra convivere negli spazi, ma anche non perdere quella libertà, quella flessibilità che in questi mesi abbiamo imparato ad amare. Grazie. Marina Salamon, mix tra presenza e remoto è la soluzione ideale? Sì, noi stiamo progettando sul futuro di offrire alle persone da 1 a 2 giorni in remoto, ma con la libertà di lasciar decidere loro, perché dipende se si hanno bambini piccoli, dipende dalle dimensioni della casa. Per assurdo è più semplice fuori dalle grandi città, perché nelle grandi città in cui si fanno mestieri più innovativi, ma i giovani vivono in monolocali o ci vivono in 2 o in 3 in un bilocale e quindi ci chiedono di tornare in ufficio per stare un po' in pace e anche perché hanno più bisogno di stare con gli altri. Vero, questa cosa c'è anche nell'intervista, mi ricordo. Marco Bentivogli. È ovvio che i nostri figli torneranno a scuola. Parentesi, cioè. Questa sarebbe, non solo, spero che sia un'ovvietà, sarebbe veramente il modo migliore di festeggiare e di che veramente speriamo che sia così, che ha poco a che vedere con lo smart working, ma è assolutamente necessario.
Marco Bentivogli, che anche su questo credo sia perfettamente d'accordo, il mix tra presenza e remoto è la soluzione ideale? Assolutamente sì, bisogna dire qualcosa in più, velocissimamente. Quando facevo il sindacalista, noi eravamo abituati tra il tempo e lo spazio, cioè gli orari e i luoghi, a occuparci solo dei tempi, degli orari. In realtà non c'era grande contrattazione sugli orari, però in qualche modo si lavorava solo sugli orari. La cosa che ho imparato negli ultimi anni in cui ho fatto il sindacalista è che lo spazio è ancora più importante del tempo. Perché? Perché uno spazio ripensato in azienda è uno spazio che libera il nuovo lavoro. Se l'ufficio, se la palazzina direzionale rimane lo scartonificio scrivanocentrico, io dico così, che cresce a seconda della gerarchia e del ruolo, e cresce la scrivania, compare la pianta, il frigorifero, eccetera, eccetera, e il lavoro resta quello com'è. Allora è bene ritornare, ma è importante ritornare in un'azienda che ha costruito degli spazi sul che cosa fare, e che cosa fare quando si rientra deve essere chiaro. Si rientra per ritrovarsi, stringere i bulloni delle relazioni sociali, scusate la terminologia metalmeccanica, stringere i bulloni della condivisione strategica e affrontare insieme, guardandosi in faccia, anche situazioni critiche, problematiche. Cioè ci sono alcuni aspetti che non si faranno e non si dovranno mai fare in remoto, e bisogna ripensare lo spazio aziendale. Ci sono i ragazzi di FM che fanno delle cose fantastiche, ripensandoli proprio perché se ritorni anche un giorno a settimana e ti richiudi nel tuo scatolificio, non serve a niente, no? Non serve proprio a niente. Per cui lo spazio è assolutamente un driver fantastico del cambiamento del lavoro. Grazie Marco Bentivogli, lo spazio e il tempo, un po' kantiana, ma veramente una formula che mi sembra che chiuda al meglio la nostra discussione. Dunque io ringrazio tutti voi, ringrazio Marina Salamon, ringrazio Marco Bentivogli e ringrazio Elena Granata per essere stati con noi. Prima di salutarci vi spiego in 2 minuti veramente che cosa pensiamo di fare ancora su questo tema, sul tema del futuro del lavoro e della trasformazione del lavoro. Come ci siamo detti, è un tema che non può essere considerato, non può essere immaginato a una sola dimensione, ci vuole un'ottica di sistema. E allora quello che l'Istituto per la Cultura dell'Innovazione intende fare è chiamare a un vero e proprio tavolo di lavoro, un'alleanza sullo hybrid workplace, quindi un posto di lavoro che tenga insieme tutte le istanze che abbiamo visto fino ad oggi e che soprattutto sia a metà tra il fisico e il virtuale, e quindi sia realmente una soluzione comprensiva. Un tavolo di lavoro vuol dire un luogo in cui condividere, discutere e promuovere tutti i presupposti per la realizzazione davvero del futuro del lavoro, quindi presupposti che sono legislativi, socio-economici e anche tecnologici, anche ma non solo tecnologici. Questa è una trasformazione ormai irreversibile, appunto abbiamo parlato di spazi, sicuramente il posto di lavoro siamo stati abituati a immaginarlo così, ma adesso abbiamo capito che dovrà essere più complesso di come lo abbiamo immaginato. Vogliamo lavorare quindi per condividere e divulgare quali sono gli elementi abilitanti di questo hybrid workplace, aggiornandoci in base al panorama internazionale, quindi nazionale e internazionale, quindi alle novità che vengono fuori sulla questione, confrontando poi le esperienze provenienti da vari stakeholder, perché questa è una partita nella quale davvero sono coinvolti attori variegati che vanno da società di telecomunicazione a provider tecnologici a fornitori di arredamento, naturalmente le società che lavorano nell'ambito del welfare aziendale. Ecco, le istanze di tutti questi soggetti sono quelle a cui vogliamo dare voce per guidare la trasformazione, e lo faremo con le risorse che sono a disposizione di Innovative Publishing, quindi con i contributi editoriali, con news e aggiornamenti costanti, ma anche con degli incontri periodici, con dei seminari di confronto e di allineamento che saranno pubblici ma anche a porte chiuse, che metteranno capo poi alla realizzazione di un white paper di ricerca sullo stato dell'arte, in cui di nuovo avremo attenzione a tutti gli aspetti, cioè tecnologico, socio-economico e legislativo. E questo era veramente telegraficamente quello che volevamo raccontarvi. Speriamo che sia stato per voi interessante stare con noi, speriamo davvero che sia stato utile e di avere trasferito conoscenza e di avere trasferito veramente un concetto di innovazione, che è quello che vogliamo coltivare e portare avanti.
Ringrazio anche Pierluigi Menniti e ringrazio anche Michele Guerriero e vi do appuntamento a un prossimo evento che sicuramente ci sarà a breve. Grazie di nuovo, buona serata. Buona serata a voi. A voi. Buona serata. Ciao. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.